Se fosse il calciomercato di gennaio, direi che l'acquisto per la nostra squadra è ottimo perché arriva un giocatore che non ha bisogno di rodaggio. Così oggi il sindaco Matteo Bifoni ha presentato Gabriele Bosi, segretario provinciale del PD, che entra nella giunta al posto del dimissionario Lorenzo Marchi. Un ingresso senza scosse, il nuovo assessore assume in blocco le deleghe del precedente, turismo, università e ricerca, affari generali e legali, rapporti con le partecipate sono le più importanti per continuare la strada già segnata. Umiltà e dialogo con tutti, le carte calate da Bosi, che ha fatto una panoramica del tanto lavoro che lo aspetta, sfruttare al massimo l'università, in particolare la formazione e la ricerca per rafforzare il distretto, valorizzare il patrimonio pubblico non solo economicamente ma anche culturalmente e socialmente e perfezionare la macchina del turismo. Programmazione sul turismo di attrazione, di flussi turistici su Prato ed essere pronti non appena questa problematica, diciamo, situazione, emergenza della pandemia si sarà attenuata e saremo quindi nelle condizioni di poter fare di questo territorio davvero un'area attrattiva che poi abbia anche quindi delle ripercussioni economiche importanti anche su tutti i nostri comuni della provincia. Ma di sfida ce n'è un'altra, la creazione della multi-utility, aggregazione di servizi pubblici locali a cui si pensa da tanti anni e Bosi è chiamato a dare una spinta al progetto. A Gabriele chiedo di accompagnarmi, di accompagnare il percorso di nascita della multi-utility, perché io voglio che i sindaci, gli stakeholder cittadini abbiano sempre e costantemente i passaggi e un punto di riferimento immediato. Ha decisamente molto da fare Bosi, ma ora deve preoccuparsi di schiarire il polverone sollevato con la sua nomina ad assessore. Qualche anima del partito non ha gradito, accusando mancanza di confronto e unità di intenti. Non l'ho vissuta come una cosa personale nei miei confronti, ma come più che altro un rilievo di metodo. Su questo devo dire che il sindaco ha la prerogativa di scegliere e nominare la sua squadra, su cui c'è anche un criterio chiaramente di fiducia. Io porto pazienza, nel senso che ormai ho imparato a decifrare questi passaggi, sapendo che quando succedono c'è sempre un po' di discussione e che la discussione è anche un modo sano per crescere. Sullo sfondo il futuro del partito, alle prese con il dopo Bosi, il congresso è questione di settimane, al massimo di qualche mese. Ora continuiamo il lavoro impostato in questi anni, che è un lavoro di elaborazione politica con i nostri forum tematici per creare proposte anche a sostegno appunto del lavoro degli amministratori. Appena ci sarà la data inizieremo anche a prepararlo e avviare un dibattito interno su come impostare questa fase di rinnovamento.